senta, ma, Massimo, quindi faceva ovviamente su indicazione del padre, faceva delle cose, e qualcosa che non le quadra su Massimo? Non ho elementi per stabilire, anche se l'avessi, è chiaro che non lo direi a lei. Sul papello? No, il papello è chiaro, il papello è inequivocabile, perché che sia quello il documento originale o no, il tentativo di Cosa Nostra di alleviare le conseguenze del maxi processo è evidente. Non a caso viene ammazzato Lima, non a caso viene ammazzato Ignazio Salvo, non a caso vengono fatte le stragi del 93, con un crescendo in questo tira e molla con lo Stato che è proprio dal punto di vista diacronico la maggiore espressività di quegli attentati. Poi le ricordo un particolare che è sfuggito a molti. Lei si ricorda gli attentati sincroni insieme con la stessa scadenza di San Giorgio al Velabro e San Giovanni, no? Si ricorda San Giovanni del Laterano? Ecco. Insomma, perché San Giovanni e San Giorgio? Perché non l'hanno fatto a Santa Maria Maggiore, a San Paolo per esempio, che è in una zona isolata, a San Pietro che avrebbe avuto ancora più risalto, perché non l'hanno fatto all'Arapagis per esempio, al Colosseo? Perché proprio San Giovanni e San Giorgio? Lei sa che significa Giorgio e Giovanni? Chi erano Giorgio e Giovanni? Giovanni era Giovanni Spadolini, che era il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, e Giorgio era San Giorgio, Giorgio Napolitano, Presidente della Camera, terza carica dello Stato, che poi è diventato Ministro dell'Interno e ora fa il Presidente della Repubblica. Io penso che nella scelta, diciamo, di chi ha armato la mano di Cosa Nostra, perché andare a ipotizzare che Riina, un quinto elementare, come dice lui, o Provenzano o altri, vi fosse la conoscenza della Galleria degli Uffizi o dei beni della storia dell'arte italiana, io ho qualche dubbio. E però se andiamo a guardare proprio i rapporti di Cosa Nostra con la storia dell'arte e con l'arte, noi ritorniamo a quel famoso incontro con Bellini e quella famosa trattativa con i carabinieri del nucleo patrimonio artistico, su cui probabilmente ci sono ancora cose da accertare e da approfondire, visto che è datata storicamente un'epoca che consentirebbe, se non altro, di utilizzare meglio le collaborazioni che ci sono all'interno di Cosa Nostra. Di Cosa Nostra, che non sono state utilizzate? No, secondo me non tanto non sono state utilizzate, probabilmente non c'è stata una lettura al contrario, cioè non c'è stata una lettura incrociata, e si è consentito ai collaboratori, secondo me, per troppo tempo di pilotare il corso delle indagini e dell'attività di riscontro. Forse il fatto che le autorità giudiziarie competenti siano state due, Palermo e Caltanissetta, perché Caltanissetta doveva indagare sui magistrati e Palermo sui fatti di mafia commessi dagli stessi soggetti che poi avevano agito contro i magistrati, secondo me ha creato un grosso scollamento. Questo è uno dei veri problemi, se vuole che le dica la mia. Le porto un esempio: Carantino, che a Caltanissetta è stato santificato, beatificato con l'aureola, a Palermo non è mai stato creduto, non c'è una sola indagine che si fonda sulle dichiarazioni di Scarantino, cioè è stato considerato spazzatura giudiziaria pura Scarantino, sul quale invece si fondano le sentenze di Caltanissetta. Ma questo perché? Perché fra la procura di Caltanissetta e la procura di Palermo non c'era nessun rapporto, anzi c'era una forte antitesi, un forte contrasto all'epoca della gestione Caselli e della gestione Tinebra. Adesso le cose sono fortunatamente cambiate, ci sono magistrati di Palermo che sono andati a Caltanissetta, magistrati di altissimo livello, c'è una maggiore cooperazione fra i due uffici giudiziari e già i risultati si stanno vedendo. Se lasciamo lavorare i magistrati con tranquillità e probabilmente riduciamo gli attriti istituzionali e le polemiche giornalistiche, probabilmente, insomma, questi magistrati sapranno fare qualcosa di più e di meglio di quanto in passato non hanno saputo fare gli altri. Senta, sul castello ci sa dire qualcosa? Beh, il castello rimane un simbolo, rimane un elemento importante e inquietante, che diventa ancora più inquietante alla luce delle dichiarazioni che la signora Borsellino, no, la moglie del dottor Borsellino ha fatto, cose che a me la signora aveva detto moltissimo tempo fa, che sicuramente ha riferito ai magistrati di Caltanissetta e che stanno per essere valutati. Però veda, castello o non castello, un dato è certo: chi ha premuto il telecomando della strage aveva la visuale diretta del luogo dell'attentato, non poteva trovarsi in via D'Amelio perché sarebbe saltato in aria, non poteva trovarsi in nessuno dei palazzi prospicienti sulla via D'Amelio perché avrebbe fatto la stessa fine. Quindi se ci guardiamo verso l'alto, beh, escludendo che sia stato in un elicottero,
uno dei posti verosimili poteva essere quello. Il dato allarmante qual è? Che in quel castello c'erano degli uomini che provenivano dall'alto commissario per la lotta alla mafia, quell'ufficio dove aveva lavorato Contrada, che era uno dei bersagli principali delle indagini di Borsellino nel momento in cui è stato ucciso. Altro elemento allarmante, la smobilitazione del castello dopo che si è aperta l'indagine e la pista sul castello e il trasferimento di La Barbera e poi l'appiattimento delle indagini su Scarantino e l'annullamento della pista dei mandanti esterni in presenza delle evidenze, secondo me assurde, molte anche infondate, riferite a Scarantino. Ecco, questi sono gli elementi di sospetto che lasciano, diciamo, forse preoccupazioni. Un punto di incontro anche quello. Certo, è chiaro, insomma, le cose, guardi, le indagini si fanno per accertare la verità, non perché uno l'ha già la verità. Tra Stato e antistato, non a caso fu smantellato. Senta, guardi, le porto un esempio. Se io ho il sospetto che lei a casa abbia dei mobili di provenienza furtiva e lei sa di essere indagato perché i mobili di casa sua sono di provenienza furtiva, io le vengo a fare la perquisizione a casa per controllare questi benedetti mobili e lei i mobili li fa sparire, lei mi consente che io il sospetto che lei i mobili li abbia acquistati da un ricercatore per me aumentano e non diminuiscono? Certo. Stessa cosa è successo per il castello, cioè per me non è un'ipotesi aperta quella del castello, certo non è un'ipotesi esclusa quella che certamente ci sono entità esterne, anche perché veda, per capaci sappiamo dove è stato premuto il telecomando, chi l'ha premuto, come hanno posizionato l'esplosivo, chi era nella collinetta, chi ha fatto l'appostamento a Roma, chi l'ha fatto all'aeroporto di Punta Raisi, come si sono telefonati, quando si sono telefonati, abbiamo ricostruito tutto nei minimi dettagli, perché per via D'Amelio, nonostante tutte queste collaborazioni all'interno di Cosa Nostra, non si sa nemmeno da dove è stato premuto il telecomando, non dico chi l'ha premuto, ma da dove è stato premuto, e perché non si deve sapere pure chi l'ha premuto, visto che a questo punto si sostiene di avere smantellato Cosa Nostra di quell'epoca, quindi vuol dire che chi l'ha premuto non era in Cosa Nostra o se era in Cosa Nostra appartiene a una parte che è rimasta esclusa da quelle indagini, quindi basta allargare le indagini su Cosa Nostra per automaticamente fare le indagini sulle stragi, se poi non era di Cosa Nostra, bene, a quel punto avevamo anche ragione perché riteniamo che in quella strage la mano esterna di forze oscure, probabilmente di ambienti anche militari, anche a giudicare dall'esplosivo che è stato utilizzato per la strage, è assolutamente inusuale. Le stragi di mafia sono state fatte col tritolo, sono state fatte con esplosivo da cavo, un esplosivo di potentissimo e di immediata riperibilità. Quell'esplosivo utilizzato in via D'Amelio è un esplosivo che viene utilizzato in ambito militare, in ambito di guerriglia, cioè in ambiti e circuiti che non costituiscono appannaggio, diciamo, di Cosa Nostra, non ci sono precedenti. Quindi anche sotto questo profilo il tipo di telecomando utilizzato, la distanza con cui questo telecomando poteva funzionare, sono tutti elementi di natura oggettiva, di natura tecnica, che devono indurre a sospettare sulla possibilità che ci fosse una distanza molto elevata dal punto di osservazione al punto dello scoppio. Le aggiungo la certezza di uccidere Borsellino fuori dalla macchina blindata, perché con il livello di protezione che aveva quella macchina, tanto che l'autista di Borsellino è rimasto indenne, un poliziotto è rimasto vivo, l'unico che si trovava dentro la macchina, quindi significa che dentro la macchina blindata non si moriva, a differenza di quanto è avvenuto a Capaci, perché è saltata in aria l'intera autostrada e quindi sono stati accartocciati dall'incidente dovuto allo smantellamento della sede autostradale. L'autista, un poliziotto di Borsellino, è rimasto vivo, è stato decorato pure, e se Borsellino fosse stato in macchina non sarebbe stato travolto da quell'esplosione. Lì c'era la necessità invece di eliminare, di uccidere Borsellino, c'era la necessità di catturare quella famosa agenda rossa, dove purtroppo secondo me ci sono i misteri di questa seconda repubblica, che è nata proprio dal sangue di quelle stragi, da quelle verità negate che facevano parte degli appunti, delle mancate verbalizzazioni di Paolo Borsellino a Mutolo.